ringraziamo Fernando Riccardi e Claudio Saltarelli che da Cassino ci hanno raggiunto per parlare di una storia. La storia è quella del cardinale Fabrizio Ruffo, che con la sua armata sanfedista riconquistò il regno di Napoli dopo l'invasione francese del 1799. Per inquadrare il periodo, il 1799 insomma, siamo subito dopo la rivoluzione francese, però già è arrivato Napoleone 3 anni dopo sarà nominato primo console di Francia, quindi la Repubblica tende sempre più a diventare qualcosa di diverso, diventando poi impero, con Napoleone che farà scorrerie in tutta Europa e arriverà nuovamente anche in Italia. Però i francesi arrivano in Italia nel 99, arrivano pure a Napoli, firmano un armistizio con un primo ministro non molto adeguato e addirittura questo primo ministro gli riconosce anche un'indennità di 10 milioni di ducati, che per l'epoca era una cifra enorme, esorbitante, e tant'è vero che Ferdinando IV, leggendo la capitolazione, dice: ma questo è proprio matto, questo è matto, e insomma fece una cosa che non si aspettava nessuno, però accadde. Le vicende del 1799 riguardano anche noi, riguardano l'Abruzzo, perché in Abruzzo c'era un generale, Duesme. C'era una delle fortezze principali del regno, che era quella di Pescara, demolita a fine 800 poi per il passaggio della ferrovia e per lo sviluppo urbanistico della città, e c'erano dei personaggi che comunque nel 1799 hanno avuto un ruolo. Penso a Ettore Carafa, conte di Ruvo, che era amico dei Davalos, quindi signorotto del posto. A lui era stata affidata la difesa della fortezza. Lui fallì e finì anche piuttosto male, perché poi, finita l'epopea di questa Repubblica che durò 4-5 mesi, venne decapitato a Piazza Mercato a Napoli. E perché, cioè, venne ucciso come un traditore? Perché lui era il signore di Ruvo, di Puglia. Ruvo rimase fedele alla corona borbonica, lui la mise a ferro e fuoco, la incendiò, la devastò e la saccheggiò. Quindi il re, per punizione, disse: tu non rientri tra i graziati. Al 799 è legata un'altra figura propriamente di Pescara, che è Gabriele Mantonè. Gabriele Mantonè era uno dei consoli della Repubblica, al quale era stato affidato anche l'incarico di riformare l'esercito, di riformare le finanze, l'amministrazione. Non se ne fece nulla, ovviamente. Gabriele Mantonè era un figlio d'arte, perché da parte paterna il nonno era uno dei pezzi grossi della fortezza di Pescara, il papà era un altro personaggio importante che come cognome aveva De Mantonè ed era originario della Savoia, quindi era savoiardo, con tutto quello che poi succederà 62 anni dopo. Quindi, come vedete, tutte queste storie si intrecciano e anche Gabriele Mantonè finirà ucciso a Piazza Mercato. La Repubblica Napoletana, come dice una rivista che l'amico Claudio Saltarelli definisce giacobina, il nuovo monitore napoletano, parla dei 99 martiri della Repubblica Napoletana. In mezzo a questi 99 martiri ci sono state due donne, una era la Pimental Fonseca, la collega giornalista, e l'altra era la San Felice, di cui proprio il 17 marzo c'è stata una rappresentazione a Napoli da parte di alcuni istituti superiori nell'ex chiesa di San Giorgio Appendino, a fianco al Museo Filangieri, in via Duomo, curata proprio dagli istituti superiori di Napoli. C'è un terzo personaggio abruzzese che si intreccia con le vicende del cardinale Ruffo, è Giuseppe Progno. Giuseppe Progno è nato a Introdacqua, quella che era la provincia dell'Aquila, lo è tuttora. Avviata la carriera ecclesiastica, era abate, aveva una sua parrocchia, una vita tranquilla, se non che scatta qualcosa in quest'uomo nel 799 con l'arrivo dei francesi. Questo butta l'abito alle ortiche, mette incinta la Perpetua, ha due figli, diventa armigero del marchese del Vasto, quindi dei Davalos, e riceve anche il brevetto da colonnello da Ferdinando IV, perché
inizia a saccheggiare, a dare fastidio in maniera seria ai francesi. Insomma, questo, per farla breve, in un paio di mesi raduna un piccolo esercito di 700 uomini, quindi insomma all'epoca più che il numero erano importanti le armi. Avere 700 fucili in quell'epoca vuol dire che questi contatti li aveva costruiti bene. Giuseppe Progno riesce ad arrivare dalla provincia dell'Aquila fino a Pescara, a dare seriamente fastidio a Carafa, che poi deve capitolare. Arriva a Francavilla, arriva ad Ortona, riesce a scendere in Molise, però prima si ferma a Ripa Teatina perché deve compiere la sua vendetta. Cioè, a Ripa Teatina c'era un antichissimo convento di frati francescani, i francesi arrivano, saccheggiano il convento, ammazzano tutti i frati. Per lui, ex religioso, è una questione di onore, mette a ferro e fuoco l'ex convento che nel frattempo era stato trasformato in ricovero dell'armata francese che stazionava qui, e compie una strage. La strage dei Massesi, perché? Perché tutti questi capi briganti, poi con brevetto militare rilasciato da Ferdinando IV, erano a capo di masse, quindi erano capi masse. E nel dialetto nostro locale, o a Ripa Teatina, è ancora ricordato come i Massesi. Insomma, Progno è un avventuriero che poi ritroveremo a Napoli anche nel 1804, nel 1805, prima dell'arrivo dei francesi. Morirà a Napoli tranquillamente, ricco. Muore prima del 1806. E col brevetto del re, quindi insomma lui è riuscito a fare una sera sistemata. A differenza di un altro personaggio. Quest'altro personaggio era Michele Pezza, nato ad Itri, conosciuto come Fra Diavolo. Perché Fra Diavolo? Perché la leggenda, la storia dice, insomma, che lo volevano avviare alla carriera religiosa, che lo vestivano con questo saio. Però poi c'erano stati problemi, credo, una volta avviato il ragazzo al lavoro, una questione di temperamento. E la cinematografia negli anni 40 e 50 ci ha regalato due bellissimi film su Fra Diavolo. Le donne di Fra Diavolo e Fra Diavolo, uno con Gino Cervi e un altro Gianni Nazari, quindi due film veramente bellissimi, come non sono stati più fatti su quel tema. E lì c'erano anche gli inglesi che erano subentrati nella partita per cercare di scalzare i francesi nella conquista di quello che era un regno, qualcuno parla di terza potenza, no? Mondiale, europea, diciamo che era un regno dove non si stava né male. Comunque erano stato sovrano. Né meglio di altri, dove comunque c'era questo forte legame tra trono e altare, quindi tra il legittimismo reale e la classe religiosa, dove comunque il popolo si sosteneva e comunque nelle casse dello Stato c'erano 400 e passa milioni. Mezza invidia degli altri paesi d'Europa. Assolutamente. C'erano 400 e passa milioni di ducati, che poi sono stati acquisiti dallo Stato sardo una volta che c'è stata l'invasione. Però questa è un'altra storia. Siamo passati nel 60. Nel 60. E allora, quindi vi ho detto di queste figure, del Conte di Ruvo, di Gabriele Mantonè, di Giuseppe Progno, legate indissolubilmente a quest'altra, che è quella di Fra Diavolo, di Michele Pezza. Insomma, Fernando è l'autore dell'introduzione del volume che ha rieditato Claudio Saltarelli di Alta Terra di Lavoro, ovvero la storia della spedizione del cardinale Ruffo di Calabria, risalendo per il regno e tornando a Napoli, riconquistandola.